Buonasera a tutti, siamo qui in compagnia di Marco Cucurnia per l'undicesima edizione del Festival del Cinema Indipendente. E questa sera, come già saprete, ci sarà l'omaggio a Mario Monicelli e per l'occasione possiamo chiedere a Marco Cucurnia qual è il ricordo che conserva di Mario Monicelli e che cosa il grande maestro gli ha trasmesso, è sotto il profilo artistico e sotto quello umano. Guardi, il ricordo è superfluo perché non c'è da ricordare una persona che c'è. E quello che lascia Monicelli lascia un insegnamento di educazione civica, di onestà nelle cose, nel modo in cui faceva le cose. E tutto questo è il denominatore comune che costruisce le fondamenta delle sue opere. Quindi questo viene insegnato a traspare dalle sue opere indipendentemente da averlo conosciuto personalmente. Il rigore, l'onestà, il candore nella costruzione di un racconto fa sì che siano quei film che hanno queste fondamenta che continuiamo a dire a rivedere, a dire queste cose non vengono più fatte perché esistono queste fondamenta di educazione che sta un po' latitando e che negli ultimi anni lo faceva tanto arrabbiare. Crede che questo esempio, che al momento comunque per quanto riguarda gli autori contemporanei non viene recuperato, sia sintomo di un negare la tradizione dei padri, oppure si tratta semplicemente di una cifra stilistica di alcuni autori contemporanei? No, ma io non sto parlando di cinema, io sto parlando di un tenore di educazione civile e civica che si è abbassato anche per chi fa il pane. E questo di conseguenza, visto che poi noi del cinema raccontiamo, quindi un dare e avere, raccontiamo qualcosa che è un po' meno, un'Italia un po' meno educata. Noi facciamo parte dell'Italia, siamo un po' meno educati. E quindi questi film hanno uno smalto più fragile, non solo dei film di Mario Monicelli, ma di quel momento grandissimo che fa anche qualche salto in anni prima, ecco. Quindi non mi permetto di dire cifre stilistiche di colleghi, io parlo di dove viviamo, ecco. E lo specchio è quello. E invece per quanto riguarda il rapporto di Mario Monicelli con il cinema indipendente, ricordiamo che il maestro è stato membro della giuria, presidente della giuria, qualche anno fa qui al Festival. Qual è il rapporto invece di Marco Cucurnia con il cinema indipendente? Ma allora, il cinema indipendente è una cosa molto bella e molto importante, però non bisogna fare il cinema con pochissimi mezzi, perché è un po' per chi ama veramente un insulto, un mancare di rispetto. Quindi il cinema indipendente non deve essere sinonimo di. Dal momento che c'è la tecnica, una cosa la vedo, diventa immagine e quindi eccola qua, tanto è proiettabile. Ecco, indipendente di idea, indipendente di ricerca di produttore, però resistere sulla fattura, che non vuol dire mettere in mostra i mezzi, ma vuol dire anche per fare una riga su una matita avere 20 fogli e 20 matite. E per terminare, dal momento che siamo in Capitanata, chiediamo al nostro ospite qual è il suo rapporto con la nostra terra, con la terra di Capitanata. E beh, la vostra terra io l'ho conosciuta grazie a Michele Placido, conosciuta da un punto di vista di viaggi, di rapporto con le persone e sono molto contento questa sera di essere qui e che voi abbiano pensato a me per Monicelli, sono molto contento. E infatti ci sarà anche delle cose nei miei prossimi lavori della Puglia perché è importante, di una Puglia non cartolinesca, non da stereotipo, ma di. Anche nelle sue brutture, nelle sue sgradevolezze, come hanno tutte le terre, ma quindi nel senso che io le ho percepite perché sono entrato in una dimensione vera grazie alle sue persone. Benissimo, e allora dal momento che ci ha anticipato qualcosa sui suoi progetti futuri, possiamo scendere un po' più nello specifico? Beh, io vorrei, perché così darei titoli, date e tutto. Diciamo che io dovrò realizzare un film che è un
una storia d'amore e che ha un capitolo determinante nella terra di Puglia. Bene, ringraziamo Marco Cucurgna che è stato nostro ospite e grazie a voi che ci avete seguito anche per questa sera e vi aspettiamo al festival, alle proiezioni delle prossime giornate. Grazie a voi e arrivederci.